Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi parleremo di bobine di accensione. Dopo il video precedente in cui riparavo una bobina di accensione di un motozappa, ho deciso di fare un approfondimento sui problemi delle bobine di accensione e su come risolverli ed eventualmente anche rigenerare una vecchia bobina di accensione introvabile utilizzando l'avvolgimento di una nuova. Ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere like. Una bobina di accensione elettronica è composta da un circuito elettronico al suo interno, annegato in una resina, che serve per generare l'alta tensione che fa scoccare la scintilla all'interno della candela. Quando un motore non si accende, escluse le altre cause legate alla carburazione, molte volte la responsabile principale è proprio la bobina di accensione guasta. Purtroppo però, proprio perché una bobina elettronica, cioè composta da componenti elettronici quali transistor e diodi, non è possibile attraverso la misurazione esterna di due terminali, come spesso fanno molti youtuber, verificare se la bobina è guasta oppure buona. Nel mio caso 13 kΩ è il valore della resistenza della bobina del secondario, ma il fatto che la bobina sia intatta non vuol dire che qualche transistor, qualche diodo, qualche resistenza all'interno del circuito possa essere bruciato. Anche la misurazione del primario non è indicativa, perché la bobina è fatta appunto da altri componenti elettronici. Quindi queste misurazioni della resistenza sono del tutto inutili. Il funzionamento di questo circuito elettronico è molto semplice. Attraverso il pickup viene rilevato il campo magnetico del magnete posto sul volano. Questa tensione variabile oscillante viene raddrizzata dal diodo e passata al primo transistor per poi essere amplificata dal transistor Darlington, che la trasferisce al primario del trasformatore vero e proprio, che attraverso il secondario viene elevata a migliaia di volt. Se rompiamo la resina vediamo meglio questo circuito elettronico. Qui vedete il circuito stampato con il transistor di potenza. Capite bene che a questo punto una misurazione ohmica fatta esternamente con due soltanto capi non permette di valutare l'efficienza di questo circuito elettronico. L'unica possibilità di riparare una bobina guasta è quella di sostituirla, preferibilmente con una nuova o anche con una vecchia usata ma funzionante. A questo proposito vediamo anche come effettuare il cablaggio della bobina sostitutiva. Andiamo a effettuare il cablaggio del cavo di spegnimento che serve per spegnere il motore e che arriva fino all'interruttore presente sul manubrio del motore. Effettuiamo la saldatura utilizzando sempre la solita pasta saldante e lo stagno sul terminale di spegnimento. Il cavo che io ho utilizzato è un cavo che presenta una coibentazione a prova di alte temperature. In questo caso ho deciso anche di effettuare un ulteriore intervento su questa bobina di accensione per migliorare l'isolamento e la dispersione della scintilla verso massa. Andrò ad aggiungere del silicone a alte temperature sigillante sulla boccola del cavo per evitare appunto dispersioni verso massa che possono generare durante il funzionamento del motore dei salti di accensione oppure una scintilla debole. Applichiamo il silicone. Dopodiché andiamo praticamente a riavvitare il cavo sulla vite autofilettante che trasmette il contatto di alta tensione presente sulla bobina. Per verificare di aver effettuato un buon collegamento andiamo a misurare la resistenza del secondario mettendo il tester tra la pipetta della candela e la massa. Nel mio caso sono 13 kΩ di avvolgimento secondario. A conferma che il collegamento nella vite autofilettante è riuscito. A questo punto inseriamo il terminale crimpato per lo spegnimento che va sul manubrio del motozappa. Spelliamo il cavo con delicatezza e lo andiamo a crimpare a questo connettore. Una volta effettuato questo crimpaggio, questo collegamento, dobbiamo andare a verificare anche la continuità sul cavo.
E una volta verificato che c'è continuità tra il connettore dello spegnimento e il terminale Fastone, il nostro cavo è a posto ed è pronto per essere rimontato sul volano. Molto spesso però le cose non sono così facili perché la vecchia bobina non si trova come parte di ricambio perché il motore è molto vecchio. E quindi vediamo come riuscire a rigenerare una vecchia bobina da una nuova differente. L'unica accortezza che dovremmo utilizzare nell'acquisto della bobina nuova sarà che il traferro centrale deve essere più grande del traferro originario della bobina vecchia, così da poterle sostituire. Bobina nuova quanto più possibile simile a quella vecchia nella forma, soprattutto della parte plastica della bobina vera e propria. Poi andiamo a separare il traferro, cioè il pezzo di metallo, dalla bobina vera e propria, sia nella nuova bobina sia in quella vecchia. E qui ci vorrà un po' di leva e un po' di forza. Rimuoviamo il lamierino che fissa la bobina al traferro vecchio e successivamente con un martello cerchiamo di eliminare dal vecchio traferro la vecchia bobina. Con un po' di delicatezza il vecchio traferro si libererà e a questo punto passiamo alla bobina nuova e rimuoviamo anche da qui la bobina vera e propria, cioè il pezzo in plastica dal traferro, ovviamente stando molto più attenti. Rimuoviamo il collegamento alla massa del traferro attraverso una Dremel e successivamente per smontare meglio la plastica dal traferro utilizziamo una morsa da banco per evitare appunto di martellare direttamente. E anche qui, dopo varie peripezie, chiaramente la nostra nuova bobina si libererà dal traferro. La cosa importante è che il buco della nuova bobina deve essere più grande o uguale a quello del vecchio traferro, altrimenti non potremmo inserirla nel vecchio. A questo punto mettiamo del silicone sigillante per alte temperature nel traferro per poter inserire la nuova bobina. In questo modo, facendola asciugare, la nuova bobina risulterà ferma. Volendo, possiamo anche reinserire il lamerino che abbiamo tolto dalla vecchia per maggiore sicurezza e garanzia di fissaggio. Ecco qui, questa è la nostra bobina rigenerata. A questo punto dobbiamo effettuare la saldatura tra la massa della bobina e il traferro per garantire il collegamento alla massa del motozappa. Effettuiamo queste due saldature, una sul terminale della bobina e l'altra sul traferro. La nostra bobina è pronta per essere collaudata, la nostra nuova bobina rigenerata. Andiamo al motore. Prendiamo la nostra nuova bobina rigenerata e la andiamo a posizionare correttamente sopra il volano in corrispondenza dei fori delle viti. Andiamo ad avvitare le rispettive due viti, ma senza stringere fino in fondo perché dovremo lasciare un gap tra il magnete del volano e la bobina. Prendiamo un cartoncino che ci farà da spessore per il fissaggio e lo frapponiamo tra il magnete e la bobina, e poi facendo pressione andiamo ad avvitare a fondo le due viti per bloccare la bobina con questo gap, con questo spessore. Riavvitiamo il tutto, il carter frontale e l'accensione a corda, e colleghiamo la candela e siamo pronti per verificare se il nostro intervento è riuscito. Bene amici, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Spero che con questo video siate riusciti a recuperare un vecchio motore destinato sicuramente alla rottamazione. Io vi invito ad iscrivervi al canale e a mettere like se vi è piaciuto il video e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima volta.